Aveva accanto a sé, nella botola dove si nascondeva, una copia dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dello scorso 5 giugno, alla quale si era sottratto. Valentino Gionta, l'attuale reggente dell'omonimo clan di Torre Annunziata, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo guidato dal maggiore Leonardo Acquaro. Nell'operazione di giugno furono fermate 9 persone, mentre altre 2 sfuggirono alla cattura. Valentino Gionta, bloccato questa mattina, e il padre Aldo, arrestato dai carabinieri ad agosto scorso, mentre a Pozzallo in Sicilia si stava imbarcando diretto a Malta, era un esponente di spicco della Camorra. Valentino Gionta deve rispondere di associazione camorristica ed armi. I carabinieri lo hanno individuato in un appartamento di proprietà di uno zio ergastolano. La botola aveva un congegno elettronico per l'apertura e la chiusura. Secondo i carabinieri, continuava a dirigere gli affari del clan dopo l'arresto del padre. Non ha opposto resistenza e si è fatto identificare per essere appunto Valentino Gionta. Beh, intanto porta un nome importante. Dopo l'arresto del padre Aldo, che è avvenuto lo scorso mese di agosto, lui in sostanza ne ha ereditato anche i compiti e le funzioni all'interno del clan di riferimento. Ma era il boss oppure il reggente, insomma, affiliato il clan? Era l'elemento di vertice di questo clan.